Stato di insolvenza e nomina di un amministratore straordinario. Dopo settimane di attesa, il Tribunale di Arezzo si è espresso sul caso Cantarelli, aprendo così lo scenario dell'amministrazione straordinaria per la storica azienda tessile aretina. Nominato commissario del Ministero, l'avvocato del Foro di Firenze, Leonardo Romagnoli. Dopo 30 anni che sono lì dentro, non è sicuramente un bel pomeriggio o una bella serata. Fermo restando che questo non significa che mi abbatto, ho lottato fino ad oggi per i beni dipendenti, dimostrazione ne è comunque il pagamento di stipendi anticipati anche l'altro giorno, proprio per evitargli questi eventuali rischi. Ripeto, non mi abbatto, non è finita. Mia intenzione è incontrare il prima possibile il commissario, mettendomi a sua completa disposizione per il bene dell'azienda, ma soprattutto della grossa quantità di maestranze che ci sono dentro. Sempre dal Tribunale di Arezzo è arrivata un'altra fumata nera per la Cantarelli. È stata infatti respinta la richiesta di proroga avanzata dai legali dell'azienda per consentire così a IKF Società Milanese di proporre un nuovo concordato. Con IKF e con gli altri io ho già in questo momento colloquiato, conoscono la nostra situazione, a questo punto è da cambiare l'indirizzo al quale far pervenire le richieste, invece che al Tribunale vanno indirizzate al commissario del Ministero.